Il comune di Statte compie 25 anni e numerosissime sono le manifestazioni appunto per celebrare questo evento. Si è data tanto da fare l'Arci di Statte attraverso appunto un racconto fotografico che compendia immagini, articoli ed altri contributi proprio che tracciano così questo cammino a partire da quella data di 25 anni fa. Ne parliamo appunto con Franco Caputo, che è il presidente dell'Arci di Statte. Un grande lavoro, un lavoro innanzitutto di ricerca e poi, come dire, di assemblaggio di immagini e documentazione varia. L'Arci di Statte è stata protagonista di quella battaglia, di quella del risorgimento statese. Quando Statte era una borgata di Taranto e soffriva tutti i mali delle borgate, quindi mancanza di servizi essenziali, acqua, fogna, scuole, addirittura il cimitero. Quindi noi insieme ad altre associazioni e ai partiti di Statte costituimmo questo comitato per l'autonomia di Statte e grazie al contributo di migliaia di cittadini riuscimmo ad ottenere questo grande risultato. Questo è il vostro impegno, però qui abbiamo ovviamente tutta una serie di documenti, viene tanta nostalgia, ma nel senso positivo tanto amore per quella che fu una battaglia magari difficile. Ecco, avete come dire, custodito tutto gelosamente, poi vediamo proprio qui quelle immagini che voi avete rappresentato, avete fatto ovviamente rappresentare graficamente in una sorta di pellicola. Esatto, noi abbiamo custodito questi documenti, innanzitutto perché siamo stati protagonisti, perché vogliamo trasmettere alle nuove generazioni questa storia importante, per noi è stato il risorgimento statese. Migliaia di cittadini si unirono in questa idea e in questa battaglia. E possiamo dire dopo 25 anni, dopo aver ottenuto l'autonomia comunale, che i risultati ci sono. Certo, non tutto è stato realizzato, però tantissimi problemi sono stati risolti, questo non bisogna dimenticarlo. Michele Pastore, componente del direttivo dell'Arci di Statte, una bellissima mostra, un racconto fotografico del risorgimento statese, il cammino verso l'autonomia. Avete questo evento con una raccolta di documenti. Ecco, parliamo un po' chi se n'è occupato, chi ha custodito tutto, chi ha cercato poi ovviamente di mettere insieme questo materiale con un filo logico, con una sua trama e quindi in modo tale da realizzare un racconto fotografico, una pellicola della storia di Statte. Sì, raccogliere, conservare i documenti non è molto facile, perché molte volte si fanno le iniziative e magari non si raccolgono i documenti, però grazie a Caputo, Franco Caputo, che il presidente, che è un presidente storico, noi siamo Arci dal 85, quindi dal 1985, quindi sono 37 anni che noi siamo sul territorio, e lui ha questa capacità di mantenere parte dei documenti che molte volte noi non manco ricordiamo, per cui lui, che è sempre uno di quelli che si è dato da fare per l'autonomia e anche per altre iniziative, abbiamo avuto questa idea, grazie a lui, di rispolverare questi documenti, anche andando alla ricerca di qualcuno che ne aveva nei ripostigli qualcosa del genere, abbiamo fatto in modo che si facesse questo riepilogo, ecco, questo filmato a ritroso. Ecco, fa crea un'emozione, sì. Vedere le locandine, no? Qui abbiamo quotidiano, qui non siamo tarantini, Statte vuole diventare paese autonomo, quel grido di libertà che poi si è concretizzato. Ecco, quelle carte, quei documenti raccontano parte della nostra vita. Noi avevamo problemi enormi, Statte negli anni prima dell'autonomia era borgata di Taranto, era periferia estrema, quindi noi su un tasto problemi che Taranto si toglieva di dosso, quindi noi avevamo problemi di aree edificabili, di cimitero, ci mancavano i posti del cimitero, i nostri defunti
avevano problemi a essere seppelliti nel cimitero di Statte, non avevamo acqua e fogna, mezza Statte era sprovvista, e quindi noi abbiamo dovuto rincorrere i partiti dell'epoca e movimentare tutta questa gente, perché abbiamo fatto in modo di creare questo movimento dal basso che si è concretizzato con migliaia di persone che hanno fatto sì che questa idea, questo riscatto venisse concretizzato. Una parte di Polifemo che si sta occupando degli eventi celebrativi per i 25 anni dell'autonomia del comune di Statte in provincia di Taranto, un cammino certamente impegnativo, tante battaglie compiute illo tempore per conquistare questa sacrosanta autonomia e tante iniziative anche da parte del mondo dell'associazionismo, istituzione comune e associazionismo davvero stanno rendendo onore a questo evento, a questa ricorrenza. E allora partiamo ovviamente dal primo cittadino, Franco Andrioli, che è appunto il sindaco di Statte. Sindaco, una bella mostra, appunto un racconto fotografico. La sua impressione, i suoi sentimenti, i suoi ricordi, le sue responsabilità, i suoi propositi. C'è tanto da dire. Ma sicuramente c'è tanto da dire, un quarto di secolo è passato, bisogna dire che chi mi ha preceduto ha iniziato a fare il lavoro faticoso, a mettere l'impalcatura perché Statte diventasse autonomo. Statte è diventata autonomo, si è staccata dalla grande città, con tanti sacrifici i risultati si vedono, si cominciano a vedere sempre giorno dopo giorno, migliora sempre di più la cittadina con i lavori che si fanno, si sa sbagliando, ma quando sbagliamo sappiamo che abbiamo sbagliato per il bene della nostra concittadina, non dobbiamo chiedere niente a nessuno e quindi Statte che migliori. Io devo ringraziare tutti coloro che mi hanno anticipato, i sindaci, le giunte, i consiglieri comunali, hanno lavorato tutti per un solo obiettivo, quello di far migliorare Statte. Noi non ce ne accorgiamo, ma chi viene da fuori Statte dice che Statte sta migliorando, sta progredendo, ci sono nuove strutture, nuovi spazi e questo non può che riempirci d'orgoglio. Stiamo per aprire diversi cantieri quest'anno nella nostra concittadina e quindi questa è una mostra che dal primo giorno che siamo diventati autonomi ad oggi fa tutto il parallelo a quello che è successo a Statte. La responsabilità del primo cittadino è qui, ogni cosa che succede la colpa è solo, il parafulmine. Solo e sempre del primo cittadino, ma a questo siamo abituati, diamo risposte ai cittadini, collaboriamo con i cittadini, ci sforziamo ogni giorno sempre di più. Devo dire che ho un'amministrazione che collabora e molte volte anche l'opposizione collabora in questi lavori che facciamo, tant'è che in Consiglio Comunale spesso, molte volte votiamo tutte le delibere all'unanimità, questo è un segno di collaborazione, un segno di crescita culturale, non si guarda il colore politico ma si guarda il bene della propria cittadina. Dico, c'è tanto ancora da fare, stiamo lavorando giorno dopo giorno per fare tutto questo, spero che i cittadini collaborino, non mi stancherò mai di dire buona parte dell'autonomia di Statte, buona parte del miglioramento del Paese è dovuto alla collaborazione dei nostri concittadini. Sindaco, per concludere, è bello ritrovarsi qui, ovviamente tra chi, grazie a Dio, c'è ancora e ricordo anche di chi non c'è più, ma è un momento di aggregazione, un modo per stringersi insieme. Ma dico che io lo ricordo sempre, Angelo Gigante è stata la pietra miliare di questo comune, è un ragazzo che ha dato tutta la sua propria vita per l'autonomia e negli anni che ha fatto il sindaco si è speso tutto se stesso per l'autonomia di Statte. Grazie a lui oggi noi godiamo ancora di alcuni privilegi, ai suoi sacrifici, ai suoi sforzi che sono stati fatti e quindi da lassù lui credo che sia contento di quello che stiamo continuando a fare, quindi grazie Angelo. Arci ed amministrazione comunale insieme per celebrare un momento storico di Statte. Appunto, ci stiamo occupando dei festeggiamenti per i 25 anni dell'autonomia. È bello vedere insieme la realtà istituzionale, l'ente civico, il comune che collabora con l'Arci, con il mondo dell'associazionismo,
il Comune collabora con l'Arci e l'Arci collabora col Comune. È un qualcosa di davvero speculare. Ne parliamo con Deborah Artuso, che è l'assessore alla cultura del Comune di Statte. Occupiamoci di questa sinergia. Certo, il compleanno che Statte va a compiere è un compleanno, diciamo, di tutta la comunità. Ecco perché noi come amministrazione abbiamo attivato un tavolo, che è quello dell'autonomia, all'interno del quale si sono sedute tutte quelle parti attive della nostra comunità, e parlo di associazioni, parlo di singoli cittadini che hanno voluto comunque in qualche modo ricordare questi momenti, parlo anche delle personalità politiche di questo comune che si sono spese, no? Per la realizzazione di questo progetto. E una delle iniziative più interessanti che sono state proposte a questo tavolo che si sta realizzando appunto stasera è questa mostra fotografica, che dà proprio il senso, come dicevi tu, di un racconto in diapositive, il racconto della nostra comunità, che come si può vedere bene dalle foto è stata desiderata tantissimo da tutta la popolazione di Statte come un momento di riscatto, come un momento di dignità e un momento di unione, e questo è lo spirito che noi vorremmo rinnovare. L'Arci è sempre accanto all'amministrazione comunale, ha sempre un'idea in più da spendere ed è per noi un partner insieme a tante altre associazioni indispensabili per attivare il più possibile la nostra vita comunitaria e culturale. Quale foto ha prodotto questo un flashback, no? un viaggio a ritroso nel mondo che fu? Perché dobbiamo usare il passato remoto. 25 anni non sono uno scherzo. Ma infatti, guarda, è proprio guardando queste foto che tu ti rendi conto che 25 anni sono ormai un periodo esteso. Quarto di secolo. Siamo molto diversi. Adesso io cercavo di vedere fra questi volti, no? Di riconoscere parte dei compagni con cui abbiamo condiviso questo percorso. È un'altra Statte, è un altro quasi tempo, però la voglia di riscatto è rimasta la stessa, e quindi è commovente, no? Rivederci più giovani, ma sempre con lo stesso entusiasmo. Evviva la Statte dell'autonomia. Certo, evviva Statte. Angelo Villani, presidente del Consiglio Comunale di Statte. Davvero belle queste celebrazioni che vedono insieme l'amministrazione comunale e il mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo. Una battaglia, quella per l'autonomia, partita dal basso, partita dalla cittadinanza, dalla collettività. Sì, come sempre tutte le migliori vittorie partono dal basso, parte dalla collettività, e quando si muove il popolo all'unisono per raggiungere un unico obiettivo, l'obiettivo si raggiunge nella sua pienezza. Ringrazio, io questa sera approfitto della tua presenza e voglio ringraziare gli amici dell'Arci che ci offrono questa possibilità di rivederci nella storia del nostro paese, di rivedere anche amici e personaggi che purtroppo non ci sono più, però hanno dato il loro contributo effettivo per raggiungere l'obiettivo comune. Lei è giovane, all'epoca 25 anni fa era piccolo, tra virgolette. Cosa ricorda? Qualche aneddoto, qualche momento, quei flash che rimangono impressi, io dico nel mare magno dei ricordi, nel cuore dei ricordi. Nel cuore dei ricordi, come dici tu, io all'epoca avevo 24-25 anni, ero presidente dell'Azione Cattolica della Parrocchia Santissima Rosa di Statte e fui uno dei fautori, in effetti ci sono delle fotografie della, posso sottolineare, della mitica fiaccolata che organizzammo con i giovani. E partecipò quasi l'intero paese, mai visto una cosa del genere a Statte. Angelo Miccoli, assessore all'ambiente del comune di Statte, già sindaco di Statte. Questo cammino vissuto ovviamente successivamente all'autonomia da primo cittadino, ma amministrativamente l'autonomia di un comune che non è certo grande numericamente come Statte, cosa comporta in positivo come benefici? Ha comportato lo stravolgimento di quelle che erano le attività amministrative intanto, che erano inesistenti o quasi inesistenti sul territorio di Statte quando il comune
quando l'ora comune di Statte era allora borgata e circoscrizione. Tant'è che il popolo di Statte, diciamo, guidato in un'avanguardia naturalmente, ha deciso di intraprendere quella battaglia che poi ha portato all'autonomia comunale. Qui mancavano i servizi primari, mancava l'acqua. Fino a qualche anno fa su questo territorio non c'era l'acqua potabile, qui, su quasi metà del territorio statese. E così come non c'erano servizi come la pubblica illuminazione, cioè cose essenziali che rendono la vita del cittadino dignitosa. A questo poi mancavano i fermenti, una borgata, una circoscrizione è abbandonata a se stessa, anche le peculiarità legate alle professionalità, anche le capacità artistiche dei nostri cittadini che sono venute fuori all'indomani dell'autonomia comunale erano soffocate, mortificate. Quindi questo comune ha avuto in questi anni una crescita esponenziale da tutti i punti di vista, non solamente strutturali, cioè noi abbiamo recuperato rispetto a quelle che sono realtà periferiche ancora del comune di Taranto, servizi essenziali. Ecco, al di là di questi aspetti amministrativi, e forse all'inizio quando si parlava di autonomia sembrava quasi una bestemmia per alcuni, no? Un po' come quando gli americani si vollero distaccare dalla madre Inghilterra per rendersi appunto autonomi. Una sfida, come magari potrebbe anche accadere per altre realtà odierne del Tarantino, però bisognava crederci e si è creduto, si è stati determinati, tenaci. Sì, io dico ringraziamo tutti i giorni, diciamo, l'avvento dell'autonomia comunale, il fatto che il comune appunto sia nato 25 anni fa, perché questa è stata la svolta poi di questo territorio e chi ci passa, chi non ci vive ma chi ci passa vede ancora di più quali sono stati gli stravolgimenti, qual è stata la crescita di questa comunità e ne apprezza naturalmente quelli che sono stati gli eventi che si sono succeduti appunto nel corso di questi anni. Quindi sicuramente è stata una scelta azzeccata, è stata una scelta giusta che appunto ha messo il comune di Statte sulla strada della crescita e dello sviluppo. Ha visto questa mostra, questa pellicola? Che sensazioni ha provato? Un percorso, tanti flash, tante immagini della vita, tanti fotogrammi della vita. Sì, intanto ringraziamo l'Arci per aver dato la possibilità agli statesi di poter appunto apprezzare questa mostra fotografica che ci riporta a quel periodo, che ci riporta al periodo antecedente, cioè a tutto quel percorso che appunto si è costruito affinché si potesse ottenere questo grande risultato. È un'emozione, un ritornare al passato perché quella storia, quella battaglia possa insegnare a quello che deve essere il futuro, quello che deve essere lo sviluppo futuro appunto di questa comunità. La storia maestra di vita, la storia senza alcuna storia, senza il ricordo appunto di quegli avvenimenti, questa comunità non ha futuro. Quindi salutiamo positivamente questa mostra che ci riporta e ci ricorda soprattutto quella battaglia e quegli eventi affinché tutti i giorni sia una battaglia perché questo comune possa crescere.